Le regole del gioco sono fondamentali, ogni luogo deve avere le sue regole. Qui, con questa riforma costituzionale, si vogliono cambiare le regole in corso d'opera, durante la partita, ma soprattutto si vogliono cambiare le regole non condividendo tutti insieme le nuove regole, ma qualcuno decide le nuove regole e le impone agli altri. Questo nel metodo è qualcosa che ci deve preoccupare, soprattutto perché questo qualcuno è qualcuno che già altre volte aveva fatto delle promesse, aveva dato delle garanzie e poi tutto quello che aveva promesso è diventato nulla. Intanto la prima cosa che voglio dirvi subito all'inizio è questa: non è un passaggio isolato. Non è che questa riforma esce dal cilindro così perché qualcuno ha deciso che bisognava cambiare le cose. No, questa riforma è frutto di una strategia molto chiara e molto precisa che ha un inizio e che vuole arrivare a una fine. Questa strategia è lo scontro sostanzialmente tra due antropologie, tra due modi di vedere l'essere umano. Sempre dietro alla politica, dietro al potere, dietro alla cultura, c'è sempre un modo di interpretare l'uomo. Allora, quali sono le due antropologie che si stanno scontrando in questo momento? L'antropologia che noi potremmo definire relazionale e l'antropologia individualista. I nostri padri costituenti, quando hanno scritto la Costituzione, avevano in mente l'uomo al centro di una rete di relazioni. L'antropologia invece che ci sta venendo incontro non pone l'uomo al centro della relazione, ma lascia che ciascuno di noi soddisfi integralmente i propri egoismi.